Monumenti illuminati di rosa, un appuntamento che si inserisce, diciamo, nella promozione di Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Anche il Comune di Salerno è impegnato. Certamente il Comune di Salerno non può non aderire a campagne di sensibilizzazione e prevenzione. Illumino il bello, noi mettiamo in luce il palazzo che è il fiore all'occhiello, quindi Palazzo Fruscione. Questo per porre l'attenzione su un problema che esiste in un modo serio, ma che deve essere completamente eliminato. Certamente, insomma, questa attenzione di questa manifestazione, di questa campagna contro il tumore al seno, è un momento che unisce tutti gli enti locali, le amministrazioni, per dare più forza e più contributo a queste attività di prevenzione, che dovrebbero, a mio avviso, ma di tutta l'amministrazione, non essere dedicate solamente a un determinato periodo, ma portate nel tempo per tutto l'anno. Il Comune di Salerno è impegnato con, diciamo, l'illuminazione di Palazzo Fruscione. Certo. Il Salotto Bello, Palazzo Fruscione, è il monumento che rappresenta in pieno la città e quindi illumineremo il palazzo. Monumenti illuminati di rosa è un'iniziativa che parte dalla LILT, un'iniziativa nazionale sulla campagna Nastro Rosa. Di che si tratta? Praticamente attraverso questo evento di pubblicità di questa giornata che si estrinseca appunto con l'illuminazione di rosa dei monumenti più importanti che abbiamo a Salerno e in provincia, per raggiungere quanta più opinione pubblica è possibile, affinché questa promozione delle strategie di prevenzione per il tumore al seno abbiano la maggiore diffusione possibile, facendo riferimento alla capillarizzazione della nostra presenza in provincia presso la maggior parte dei paesi e delle città più importanti della provincia, dove ci sono nostri volontari che veicolano appunto non solo le informazioni, ma anche l'accompagnamento laddove necessario per situazioni di prevenzione appunto del tumore al seno e in genere di tutta la sfera delle problematiche delle malattie genitali femminili, insomma. Monumenti illuminati di rosa, l'ASL è impegnata, diciamo, su Salerno con la manifestazione campagna Nastro Rosa. Di che si tratta? Si tratta di una manifestazione nazionale organizzata però qui in sede dalla sovrintendenza, che dobbiamo ringraziare, che ci ha dato anche l'opportunità di, attraverso questa manifestazione che illumina alcuni monumenti, che poi ovviamente descriverà meglio la sovrintendenza, ci ha dato la possibilità di ampliare la nostra attività assistenziale e di ricordare a tutte quante le persone l'importanza di fare la prevenzione per quello che riguarda i tumori, specialmente i tumori di femminili. Di fatto è un modo attraverso il quale noi ricordiamo a tutte quante le donne specialmente e le persone che hanno necessità di fare interventi di prevenzione che è utilissimo arruolarsi per gli screening. Lo facciamo attraverso, quindi è un momento pubblicitario della campagna degli screening, perlomeno per come lo intendiamo noi, anche se è un ricordo sostanziale di quelle che sono le necessità di prevenzione per almeno per alcuni tumori della sfera femminile. Mi riferisco specialmente al tumore della mammella e quello della cervice uterina. Quindi illuminiamo non solo i monumenti, ma anche, diciamo, le strutture ASL sul territorio. In questo senso, in contemporanea con loro, illuminando 3 o 4, non ricordo bene, Ospedale di Sapri, Vallo della Lucania, Pagani e Battipaglia e più il poliambulatorio dell'ASL di Salerno e Pastana. E poi abbiamo proposto anche un calendario di azioni gratuite. Di fatto, ripeto, è un modo per ricordare a tutti che la prevenzione è un dovere sociale e un dovere individuale.
Cioè prima di prenotarsi o si arriva direttamente sul posto? Si va, speriamo di riuscire a dare le prestazioni in tempo reale, altrimenti prenoteremo per quelle che non riusciremo a dare in questi giorni della campagna. È una sinergia fruttuosa con la sovrintendenza, ricordo l'iniziativa di dicembre per quanto riguarda la disabilità. Sì, mi fa piacere che lei ricorda questa cosa. Noi siamo assolutamente convinti che le istituzioni debbano fare squadra le une con le altre per poter far sì che insieme rammentino a loro stesse prima di tutto e alla popolazione l'importanza appunto delle istituzioni nel servizio della cosa pubblica. Quindi l'appuntamento per domani alle 18:30 su Salerno Città. L'appuntamento è per domani alle 18:30, sarà illuminato il poliambulatorio di Pasta e in contemporanea anche tutte le altre strutture ospedaliere. Rammento che l'ospedale di Sapri già da ieri sera invece ha avuto un momento iniziale. Perché? Perché abbiamo fatto questo, Sapri è stato premiato al nazionale come ospedale rosa per un'attitudine particolare alle problematiche della sfera femminile.